Buongiorno a tutti, siamo qui con il dottor Davide Cocirio, amministratore delegato di Pharma Uniti e tesoriere di Federpharma Torino, per parlare un po' della campagna vaccinale in farmacia, come prosegue, insomma, in Piemonte, cominciata da qualche giorno, e il dottor Cocirio è un farmacista territoriale, ovviamente, soprattutto in questa veste che lo abbiamo invitato e anche perché insomma è una persona che da anni sta nelle rappresentanze di categoria piemontesi, si occupa della sua realtà, del suo territorio in prima persona. Allora, al dottor Cocirio voglio chiedere per prima cosa, insomma, com'è lo stato dell'arte della campagna vaccinale nelle farmacie piemontesi, cioè quante farmacie coinvolge, che vaccino si utilizza e qual è al momento la partecipazione dei cittadini. Allora, grazie mille per l'occasione. In Piemonte siamo partiti ormai da quasi 2 settimane. L'inizio ufficiale della campagna vaccinale è stato il 18 di giugno, con le prime inoculazioni. Le prenotazioni hanno avuto avvio invece a inizio della medesima settimana, esattamente il 14 di giugno, e la risposta dei cittadini è stata fin da subito eclatante, oserei dire. C'era proprio una necessità e una richiesta da parte dei cittadini di avere nuovi hub vaccinali che fossero più pertinenziali, quindi più vicini alle proprie abitazioni o al proprio luogo di lavoro, quindi più facilmente raggiungibili e magari con una maggiore flessibilità anche negli orari di accesso rispetto a, almeno parlo per il Piemonte, alla rigidità degli appuntamenti imposti dagli hub cosiddetti tradizionali. Un esempio eclatante è dato dal fatto che nella piattaforma Il Piemonte ti vaccina, che è la piattaforma regionale alla quale anche la piattaforma di Federpharma si è collegata per la gestione delle vaccinazioni in farmacia, c'è stato il cosiddetto Click Day proprio lunedì 14 a mezzogiorno. Nei primi 4 minuti abbiamo avuto più di 8.000 collegamenti. Questo giusto per dare un'idea di quale fosse l'interesse nella vaccinazione in farmacia. Le farmacie, devo dire, sono partite a oggi, o meglio a ieri. Il dato riporta 10.144 inoculazioni effettuate nelle farmacie, quindi in poco meno di 2 settimane oltre 10.000 vaccini sono stati somministrati e sono stati somministrati all'atto pratico da 294 farmacie nella regione. Un numero di farmacie che non è particolarmente elevato. Se consideriamo che le farmacie piemontesi sono 1.608, se non ricordo male, però questo avvio a rilento, secondo me, è cagionato prevalentemente da due motivi. Da un lato, il timore, comunque, da parte di qualche farmacista per questa attività nuova e quindi un po', ignota e con qualche incognita rispetto al lavoro professionale tradizionale. E dall'altro, la difficoltà di gestire l'avvio, soprattutto la gestione delle seconde dosi, in un periodo che si approssima all'estate e quindi anche alla chiusura per ferie di molte farmacie. Questa è un po' la situazione, attuale in Piemonte. Ecco, dottore, uno dei temi di maggiore discussione negli ultimi mesi, sulle testate giornalistiche, sui media in generale, è stato quello riguardante, insomma, il modo di comunicare i vaccini. Quindi ci sono state delle ambiguità, delle contraddizioni che non necessariamente nascevano da una cattiva interpretazione della stampa, ma da una fonte magari istituzionale che non era chiarissima nemmeno quella. Allora, chi più dei farmacisti può, diciamo così, avere il polso della situazione presso l'opinione pubblica? Ecco, nella sua esperienza, questa comunicazione un po' contraddittoria su alcuni vaccini che a volte erano adatti a tutti, a volte erano esclusivi solo per gli over 60, a volte invece potevano essere iniettati anche a chi aveva meno di 60 anni, a volte non dovevano essere iniettati per niente. Ecco, la confusione
per alcune settimane è stata notevole. Lei che riscontro ha avuto sul territorio, parlando tutti i giorni con i cittadini, di questa confusione che obiettivamente non ha fatto del bene a nessuno, insomma, ha creato forse anche uno scetticismo nei confronti delle vaccinazioni che in persone che forse già prima non erano convintissime. Allora, direi che il termine corretto è proprio confusione, quello che ha utilizzato lei. Diciamo che rispetto ai quattro vaccini utilizzati sul territorio nazionale, quindi Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Johnson & Johnson, il vero problema, secondo me, è stata proprio una comunicazione, ma da parte delle istituzioni, non voglio tirare in ballo tanto gli organi di stampa, ma da parte delle istituzioni, delle comunicazioni che hanno cambiato le indicazioni di utilizzo più volte nel corso dell'avvio della campagna vaccinale. Perché non nascondiamocelo, tutti i vaccini hanno avuto comunque in misura più o meno ridotta degli eventi avversi o la presenza di effetti collaterali. Nessuno è stato esente. Però mentre per alcuni vaccini, tipo Moderna, tipo Pfizer, comunque le indicazioni di utilizzo del vaccino sono sempre state mantenute costanti, anche in presenza di qualche evento avverso, per altri vaccini come quelli a vettore virale, invece queste indicazioni sono cambiate, come giustamente ha fatto notare lei, quindi prima solo per 60, poi l'estensione a un po' tutta la popolazione indipendentemente dall'età, poi ci sono stati alcuni casi trombotici, quindi il ritorno indietro solo per gli over 60, questo ha ingenerato tanta confusione, tanta incertezza e sicuramente dubbio. Fortunatamente, devo dire, dubbio prevalente, cioè non sulla vaccinazione in generale, ma concentrato prevalentemente su alcuni vaccini specifici. Noi in Piemonte siamo riusciti, grazie all'accordo che abbiamo fatto con l'assessorato, a partire con i vaccini Pfizer, quindi con Comirnaty. Questo ci ha creato qualche problematica in più in termini di strutturazione, organizzazione, sia della parte distributiva, sia della formazione dei farmacisti per la preparazione delle dosi, perché si sa che il vaccino Pfizer, oltre alla ripartizione che è uguale agli altri vaccini, richiede anche un processo di diluizione che invece per gli altri non è previsto. Quindi i farmacisti hanno dovuto essere formati su un processo in più nell'iter vaccinale. Però ci ha consentito di proporre la farmacia come centro vaccinale con un grado di confidenza e di sicurezza verso la cittadinanza decisamente maggiore che se ci avessero dato. Adesso dico per fare un esempio, ovviamente AstraZeneca sarebbe stato, tra virgolette, il peggio dal punto di vista mediatico, ma anche Johnson & Johnson, per quanto abbia il grosso vantaggio della monosomministrazione, avrebbe ridotto tantissimo, a norme attuali, il paniere di persone che avremmo potuto reclutare per la vaccinazione in farmacia. Ecco, dottore, per questa domanda una piccola premessa. Diciamo che l'emergenza sanitaria, la pandemia, hanno creato un dibattito molto acceso a livello nazionale sulla efficacia o meno di quello che, diciamo, volgarmente si chiama federalismo sanitario, cioè quindi il fatto che le singole regioni abbiano ampia autonomia in materia di politica sanitaria. Questo si riflette poi anche nei rapporti che le rappresentanze di categoria dei farmacisti hanno poi con le istituzioni. Nel caso specifico, cioè per arrivare naturalmente a questo avvio della campagna vaccinale in farmacia, chiaramente Federpharma Piemonte ha dovuto rapportarsi con le istituzioni regionali. Come è stato questo approccio con la giunta? È stato subito un approccio armonico? Avete avuto difficoltà ad avviare quella che è obiettivamente una svolta rivoluzionaria per la categoria? E io, insomma, in generale i rapporti con la regione sono buoni, insomma, positivi?
Allora, grazie per la domanda. Tra l'altro, io assieme al dottor Mana siamo le due persone che sono andate a trattare con la regione proprio su questo ambito, così come lo facciamo su altri. Allora, in senso generale, devo dire che i rapporti con la regione in Piemonte non sono sempre distesi. Non vi è sempre unità di vedute tra quella che è la visione delle associazioni di categoria, sia Federpharma sia Assofarm, e quelle che sono le visioni del decisore politico, ma nel caso specifico delle vaccinazioni, devo dire che c'è stata subito una comunione di intenti. La regione ha visto quale poteva essere il potenziale della farmacia nel supporto degli hub vaccinali, quindi nell'estensione della campagna, specialmente nel reclutamento di quelle persone magari un po' più scettiche alla vaccinazione, che avrebbero trovato nel farmacista un consulente di fiducia consolidato da anni. Pertanto, devo dire, proprio dalla testa della regione, quindi dal volere dello stesso presidente Cirio, c'è stata una spinta in avanti fin dall'inizio verso le vaccinazioni. Basti dire che già a metà marzo, forse addirittura primi di marzo, ancora prima che venisse firmato l'accordo nazionale tra governo, Federpharma e Assofarm con il protocollo per le vaccinazioni in farmacia, noi avevamo a livello di Regione Piemonte siglato un accordo per la distribuzione dei vaccini Covid ai medici di medicina generale attraverso la rete delle farmacie, e già in quell'accordo veniva previsto, seppur in termini più generali, ma anche con una bozza di accordo relativo alla remunerazione, la possibilità di vaccinare in farmacia, ovviamente con un rimando a future norme nazionali per quello che poteva riguardare, diciamo, i protocolli attuativi delle medesime vaccinazioni. Poi il 29 marzo è stato siglato il protocollo nazionale che prevedeva le vaccinazioni in farmacia, e il 28 maggio, devo dire, è passato un po' di tempo, che però è stato necessario anche per stabilire a seguito del protocollo tutto l'iter formativo dei farmacisti, dare la possibilità ai farmacisti di seguire i corsi teorici messi a disposizione dall'Istituto Superiore di Sanità e la formazione pratica, in parte messa a disposizione dall'UTIFAR e in parte organizzata anche a livello regionale per quello che riguarda il Piemonte. Comunque, il 28 maggio siamo addivenuti alla DGR che ci ha permesso normativamente di effettuare le vaccinazioni in farmacia nella regione. L'avvio poi pratico è partito una quindicina di giorni dopo, come ho detto, il 14 luglio, il 14 giugno le prenotazioni, anche perché c'è stato in quel frangente, come ricorderà, proprio l'introduzione delle nuove limitazioni dell'utilizzo del vaccino AstraZeneca. Quando abbiamo siglato l'accordo prevedeva la possibilità in farmacia di utilizzare qualsiasi vaccino a disposizione della regione. Siamo poi arrivati al 14 luglio con la definizione che in farmacia sarebbe stato somministrato esclusivamente Pfizer, non Moderna, perché la regione Piemonte ne ha a disposizione pochissime dosi in proporzione, bensì Pfizer, che ci permetteva di vaccinare i cittadini di qualsiasi fascia di età. Nell'accordo noi per scelta abbiamo deciso di limitare questa fascia tra i 18 anni come fascia come età minima e i 79 anni. Non abbiamo coinvolto i minori, per una questione anche di consenso di ambo, dover avere il consenso di ambo i genitori. Comunque, avremmo messo i colleghi in una situazione un po' più critica, all'interno di un contesto che già di per sé semplice non sarebbe stato, mentre invece dagli ottantenni in su vengono d'ufficio i cittadini considerati persone fragili, e in farmacia l'accordo esclude a priori la possibilità di vaccinare i fragili. Grazie dottore. Un'ultima domanda. Ecco, da più parti,
sempre nell'ambito, insomma, della discussione interna alla categoria, si comincia ad usare questo slogan, diciamo, l'emergenza deve diventare normalità, cioè queste nuove pratiche della professione, che fino a qualche mese fa sembravano impensabili, arrivare alla vaccinazione in farmacia dopo che se ne era discusso, ma alcuni ostacoli sembravano insormontabili, anche perché, insomma, diciamo, non c'era un grande consenso da parte magari dei medici in questa direzione, ma questo sarebbe un altro capitolo da aprire. In pochi mesi ciò che sembrava impossibile è diventato possibile e realizzato. Allora, a questo punto, siccome le vaccinazioni non finiscono con il Covid-19, ma ci sono quelle ovviamente più di routine, anti-influenzali, che vengono somministrate ogni anno a determinate categorie di cittadini. Ecco, secondo lei, è chiaro che parlare per tutta l'Italia, anche per il discorso che facevo prima, è complesso. Cominciamo dal Piemonte, ma poi però anche le chiedo un'opinione più sul panorama nazionale. È possibile che questa, che è una eccezione, che è un'emergenza, diventi poi prassi quotidiana della farmacia italiana, cioè quella delle vaccinazioni piuttosto che di altre prestazioni fino a poco tempo fa non contemplate? Guardi, comincio a risponderle con un auspicio, un pensiero personale. Io personalmente mi auguro ovviamente di sì. Per come vedo io il futuro della farmacia, la farmacia, oltre a continuare ovviamente a dispensare i farmaci e i prodotti per la salute, deve sempre più integrarsi, a mio avviso, all'interno del sistema sanitario nazionale, fino a diventare un presidio sanitario di prossimità per la comunità, un presidio che metta a disposizione dei cittadini tutta una serie di servizi e di anche assistenza di prima istanza, senza assembramenti, senza code, senza richiedere al cittadino di dover fare spesso degli spostamenti che gli sono scomodi e non sempre necessari per piccoli interventi, come può essere appunto la vaccinazione antinfluenzale. Secondo me molto dipenderà da come ci dimostreremo capaci in questo frangente di rispondere alle esigenze della comunità da un lato e in senso più lato, diciamo, del governo. Più volte il generale Figliuolo ha dichiarato di voler attendere, chiudere gli hub vaccinali grandi come poli di accentramento delle vaccinazioni, destinando a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta per i minori e farmacie il compito poi delle terze dosi che verranno dall'autunno in avanti. Proprio perché questi grossi hub, che hanno avuto sicuramente una grande importanza per farci uscire, quasi uscire, dalla crisi pandemica della primavera di quest'anno, non hanno un senso di essere come strutture stabili per la gestione della pandemia una volta che questa è stata tenuta sotto controllo. Per cui, secondo me, se la risposta delle farmacie, i numeri di cui abbiamo parlato all'inizio intervista, dovessero crescere e la disponibilità dei farmacisti in questo momento contingente si dimostrerà efficace, secondo me, non io sicuramente, ma chi va a trattare a livello nazionale a Roma avrà gioco più facile per poter, se non pretendere, almeno provare a ottenere un ruolo stabile come professionista sanitario, che farmacista è da anni, diciamo, avvocando a sé nuove funzioni che però rientrano nel ruolo di accompagnamento e di tutela di prossimità per il cittadino. Quindi dalle vaccinazioni antinfluenzali alle piccole medicazioni, certo, nessuno vuole togliere
il ruolo fondamentale dei pronti soccorsi, e nessuno vuole prendersi, mi passi il termine, la rogna del paziente grave, ma la piccola ustione, piuttosto che a seguito di una formazione adeguata, secondo me la farmacia è in grado di gestirla, decongestionando le attese ai pronti soccorsi per i codici ovviamente non gravi, quindi codici bianchi, codici verdi. Grazie mille, dottor Cocirio, per la disponibilità. Io spero poi di, passatele agosto, di risentirla e fare di nuovo il punto della situazione per il Piemonte, ma più in generale per parlare, insomma, di come evolve la professione, visto che questa evoluzione è veramente vertiginosa. Grazie e alla prossima. Grazie a lei, è sempre disponibile a un vostro invito. Grazie ancora. Buona giornata. Buona giornata.